Buonasera. L'argomento che ho scelto per i lettori, i frequentatori del sito Qui Salute Donna di questa sera è il problema della dipendenza. Siamo tutti dipendenti? Il problema della dipendenza è in questi ultimi anni estremamente trattato da giornali, mass media, trasmissioni di informazione, articoli vari e anche nel linguaggio comune si suol dire ma quello è dipendente, ma la dipendenza è un grosso problema. In effetti negli ultimi anni la dipendenza che è stata più citata da mezzi di informazione è quella della droga. La droga quindi delle sostanze tossiche. In realtà questo è uno soltanto dei problemi della dipendenza, in quanto la dipendenza ha diversi aspetti e assume diverse forme. Prima però di arrivare a trattare i vari tipi di dipendenza, volevo intanto fare un po' una chiarificazione sui termini. Intanto la dipendenza è un qualche cosa che ha a che fare con esperienze di cui noi possiamo fare a meno. Quindi si dice, ma noi siamo tutti dipendenti, siamo dipendenti dall'aria, siamo dipendenti dal cibo. Questo non è scientificamente esatto. Bisogna quindi distinguere fra dipendenza e necessità. La necessità è la condizione della quale noi non possiamo fare a meno, quindi la nostra volontà non può fare a meno determinate cose. Ad esempio non possiamo fare a meno dell'acqua da bere, non possiamo fare a meno del cibo, non possiamo fare a meno dell'aria. Quindi abbiamo necessità di queste cose per la nostra vita. Quindi non è vero che siamo dipendenti dall'aria. Abbiamo necessità dell'aria per respirare e per quindi continuare a vivere. La dipendenza invece ha a che fare con qualcosa di cui sì, noi siamo schiavi, ma possiamo, attraverso uno sforzo di volontà, attraverso le terapie, possiamo fare a meno. Paradossalmente poi, per aiutare a migliorare la confusione dei termini, noi possiamo avere necessità di una cosa ma anche diventare dipendenti. Il tipico esempio è quello del cibo. Noi abbiamo necessità del cibo, come sappiamo tutti quanti, per vivere, ma possiamo diventare qualche volta dipendenti dal cibo e questo configura il famoso quadro dei disturbi del comportamento alimentare. Per dare una definizione più precisa ancora della dipendenza, vi cito quello che scrivono Caretti e La Barbera, che sono due autori che si sono molto interessati di dipendenza, i quali dicono: le persone diventano dipendenti da esperienze che possono modificare l'umore e le sensazioni. Pertanto la dipendenza è un fenomeno neurobiologico, sociale e individuale che può presentarsi nel corso dello sviluppo psicologico in risposta a specifici fattori evolutivi. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi rischiamo o possiamo comunque diventare dipendenti, specialmente nei primi anni dello sviluppo psicologico, insomma, quindi nell'infanzia e tutta l'adolescenza, da esperienze che modificano l'umore e le nostre sensazioni. Quindi in genere la dipendenza è da esperienze piacevoli. È difficile diventare dipendenti dalla tortura o dipendenti dal dolore. Sono forme poi patologiche che però configurano un quadro che a noi non interessa. In genere quindi si diventa dipendente da qualcosa che ci dà una gratificazione. Il tipico esempio delle sostanze, dette volgarmente droghe, è un esempio chiaro. Cioè, perché si diventa dipendenti dall'alcol, ad esempio? Non perché il vino o la birra abbia un sapore particolarmente piacevole. Quello è magari una prima condizione. Si diventa dipendente da queste sostanze perché queste sostanze, bevute in una certa quantità, danno sensazioni psicologicamente piacevoli, danno un senso di rilassatezza, diminuiscono l'ansia, fanno sentire più forti. Queste sensazioni che noi possiamo definire psicotrope, cioè che alterano la nostra esperienza psichica, sono sensazioni che poi il soggetto tende a ricercare e quindi rischia poi di diventare dipendente da questa sostanza. Un altro aspetto che può aiutare a definire la dipendenza è anche il termine che viene usato in inglese.
In inglese dipendenza viene tradotto come addiction. L'addiction è un concetto che ha a che fare, stranamente, pur essendo una parola inglese, con il latino. Gli addicti erano gli schiavi che venivano, quindi i prigionieri che venivano poi fatti diventare schiavi nei tempi degli antichi romani. Ecco quindi che il concetto di dipendenza evoca nel termine addiction il concetto di schiavitù da un qualcosa. Altro termine che viene usato da noi specialisti, studiosi del settore, è il termine craving. Craving è anche questo un termine inglese che ha a che fare con il verbo to crave, che vuol dire bramare, ardere di desiderio, quindi bruciare dal desiderio. Ecco che il craving è il tipico comportamento di chi ricerca l'oggetto della dipendenza. Nel caso delle sostanze, ricerca la sostanza perché ha un desiderio appunto che gli brucia dentro e che lo porta poi a ricercare in tutti i modi la sostanza dalla quale dipende per farne uso. Altri concetti importanti da chiarire sono quelli di tolleranza e quelli di astinenza. Questo ve lo dico così per vostra cultura e formazione, ma non perché siano concetti che poi si ritrovano nella vita quotidiana. Io cerco di mantenere il livello della mia relazione su concetti che possono essere utilizzati da tutti nella vita quotidiana. La tolleranza è un concetto più che ha a che fare con la medicina, perché non è altro che la necessità di aumentare la dose per percepire gli stessi effetti. Questo è un tipico fenomeno che danno le sostanze stupefacenti, specialmente l'eroina, gli oppiacei in generale, ma la possono dare alcuni farmaci anche. Sarà capitato di sentire o di provare, ad esempio, l'uso di benzodiazepine, cioè farmaci usati moltissimo per l'ansia e per il sonno, Tavor, Valium, questi farmaci sono i più conosciuti. Ecco, questi sono farmaci che possono, nell'uso cronico prolungato, dare tolleranza, cioè lo stesso effetto, ad esempio, di concedere una notte di sonno tranquillo a chi soffre di insonnia, può essere poi necessario aumentare la dose, perché a lungo andare la stessa dose non è più efficace. L'astinenza è un po' il contrario della tolleranza, cioè nel senso che l'astinenza è quando una brusca sospensione della sostanza o del farmaco dà luogo a fenomeni fisici e anche psichici, di irrequietezza, nervosismo, attivazione del sistema nervoso autonomo, dovuti appunto alla brusca interruzione della sostanza psicotropa. Quando è che si può dire di una persona che è diventata dipendente? Quando i suoi comportamenti sociali e lavorativi vengono modificati da questo tipo di dipendenza.